Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Luca Toselli, Nerd e Retro. Ho appena terminato di vedere il primo episodio di Dragon Ball Daima. Sono arrivato un pochettino in ritardo, tant'è che sta praticamente uscendo il secondo episodio, ma questo è un altro discorso, questa è un'altra storia. Magari se può piacervi questa tipologia di video, potremmo anche commentare settimana dopo settimana tutti gli episodi di Dragon Ball Daima, perché sono curioso di vedere dove andrà a finire questa trama. Intanto parto da un presupposto. Io sono un fan, non sono un esperto ai massimi livelli. Quando parlo su questo canale, parlo semplicemente per passione. Non ho possibilità di fare dei fact-checking, anzi, ne approfitto magari per sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Perché dico questo? Perché qualche settimana fa avevo ricaricato un pezzettino di una live, uno spezzone di una live in cui parlavamo di One Piece, ma facevo alcuni esempi con il parallelismo su Dragon Ball. E tante persone mi hanno fatto notare nei commenti che effettivamente Dragon Ball e Dragon Ball Z sono la stessa cosa. Sì, dal punto di vista manga sì, però ragazzi, per chi come me è cresciuto negli anni 90 a pane e Dragon Ball Z o a pane e Dragon Ball in generale, beh, viene da sé, viene naturale dire che per noi ragazzi che siamo cresciuti con la Mediaset e abbiamo scoperto Dragon Ball con la Mediaset e sappiamo a memoria magari anche determinate battute di determinate scene, sarà sempre, almeno parlo per me, non voglio farmi portavoce di tutti, per me ci sarà sempre Dragon Ball e Dragon Ball Z, per quanto il manga vada da quando Goku è bambino fino alla sconfitta di Majin Buu. Per semplicità, per comodità, per abitudine, Dragon Ball e Dragon Ball Z, per me, sono due cose differenti, nonostante invece per Toriyama siano magari la stessa cosa. Anche perché oggettivamente la trama da Dragon Ball a Dragon Ball Z cambia in una maniera incredibile. E questo prodotto l'ho trovato molto interessante e ve lo dice uno che quando aveva visto il trailer si era detto semplicemente: ma che cosa stanno facendo? Sono impazziti? Vi dico subito le cose che mi sono piaciute, e cioè la grafica, perché un prodotto mi sembra un'animazione di alta qualità. Non ho mai visto un Dragon Ball con questo tipo di animazione. Si vede che è un prodotto del 2024 e si vede anche che è stata una delle cose su cui ha messo mano Toriyama prima purtroppo della sua scomparsa, perché si respira davvero lo stile del primo Dragon Ball. Perché ho fatto la premessa tra Dragon Ball e Dragon Ball Z? Per un motivo. Io credo che quando si è iniziato a parlare della storia dei Saiyan, di Freezer, degli androidi, di Cell, di Majin Buu, eccetera, eccetera, ci si sia andati un po' a distaccare da quello che invece era il primo Dragon Ball di Goku bambino. Dal sindaco del mondo che è il cane blu, che poi non so se nel manga è così, il manga l'ho letto una sola volta, quindi magari non è nemmeno così. Voi fate sempre conto che io parli facendo riferimento appunto all'anime che è stato trasmesso dalla Mediaset, perché è quello che mi ha fatto il lavaggio del cervello. Poi il manga l'ho letto, ma una sola volta, e quindi i ricordi possono essersi intrecciati, se non sovrascritti, con invece le mille puntate dell'anime che ho guardato. Oppure faccio un esempio banale: Pilaf. Pilaf è davvero il cattivo del primo Dragon Ball per eccellenza. Da quando invece arriva Raditz sulla Terra, ecco che andiamo ad avere una sorta di sensazione più di serietà. Prima i nemici erano un po' così. Abbiamo iniziato in realtà dal grande mago piccolo, Tenzing, ad avere un altro tipo di sensazione. Però secondo me è davvero con l'arrivo di Raditz sulla Terra che andiamo a fare questa inversione di tendenza. Abbandoniamo un po' tutto quello che era anche il ridicolo di Dragon Ball e andiamo verso un'opera che ha tutto un altro tipo di serietà. Banalmente, Goku non sconfiggerà più i nemici utilizzando delle strategie come utilizzare il sangue del genio per far vedere l'uomo invisibile soltanto perché ha visto le mutandine di Bulma. Freezer non viene sconfitto in questa maniera, assolutamente no. E invece Toriyama adorava questa roba. Basti pensare al mondo di Dottor Zampa e Arale, che è un mondo proprio di questo tipo qua. Ed è un po' la stessa cosa che non mi è piaciuta in Super. Determinati character design anche al torneo del potere di personaggi che appartenevano al primo Dragon Ball ma non a Z. Ecco, mi sembra che comunque con Daima si stia cercando di fare esattamente questa cosa qui. E cioè, il cattivo, il re, il nuovo re degli inferi che ha preso il posto di Darbula, è questo marino qua,
che è un po' come Zeno-sama. Sono quelle cose che quando penso al Dragon Ball che mi è piaciuto davvero di più, quindi lo Z, siamo molto distanti come tipologia. Quindi quando avevo visto il trailer non ero proprio attratto da questo nuovo prodotto, anche perché mi sembrava semplicemente un riciclare l'idea di Dragon Ball GT, di Goku che torna bambino. In realtà qua c'è una struttura abbastanza interessante. Oddio, attenzione, la struttura interessante c'era pure in Dragon Ball GT, perché Pilaf che è vecchio, che ritorna, va al Palazzo del Supremo, Goku che combatte con Ub, trova le sfere del drago con la stella nera, per sbaglio chiede al drago di far tornare piccolo Goku. Cioè, il primo episodio di Dragon Ball GT per me è meraviglioso. È meraviglioso, perché è una gran bella idea. È tutta la struttura successiva con il Galaxy Tour, la ricerca delle sfere del drago, e dei nemici un po' così, non si avverte mai la sensazione di paura, di pericolo, fino a quando non arriva Baby, e da Baby in poi, Baby, Super C17, i draghi malvagi, quello mi piace tantissimo, il pezzo in mezzo di Dragon Ball GT, perché non mi dà quella sensazione di essere veramente un Dragon Ball. Qua invece abbiamo, secondo me, anche un bel riassunto, un rivedere quella che è stata la saga di Majin Buu sotto un altro occhio, con un altro punto di vista, con un'altra qualità, dove ci sono dei veri e propri telespettatori che stanno seguendo quello che è questo scontro in maniera sia disinteressata che interessata, perché comunque per loro Babi di Majin Buu comunque erano un problema. Abbiamo visto dei personaggi nuovi, come questo nuovo Kaioshin, fratello di Kaioshin, se ho capito bene, magari il sottotitolo non era corretto. Abbiamo questi Kaioshin del regno dei demoni, no? Che sapevamo già della loro esistenza da altre opere, però intanto vediamo un pochettino quello che è lo sviluppo di questa nuova sottotrama. E secondo me è molto interessante anche vedere alcune cose come cercare di dare un po' più di spazio ai Namecciani, perché per me i Namecciani erano una grande idea. Fatto sta che qua un pochettino mi ha confuso questa cosa, perché noi partiamo, vediamo per la prima volta il grande mago piccolo, quindi al Satan, per dirla alla Mediaset, come un vero e proprio demone, è il diavolo praticamente, in contrapposizione a Dio, invece Kami, il supremo, e noi sappiamo soltanto che sono dei demoni, sono la stessa persona, sono arrivati qui a un certo punto, si sono separati bene e male. Molto bello lo Ling e lo Yang, meraviglioso il bianco e il nero, la contrapposizione perfetta. Invece con Z scopriamo che sono un popolo alieno, i Namecciani, che sono invece su un determinato pianeta, e quindi Piccolo è semplicemente Junior, è semplicemente un alieno. Oggi invece riscopriamo che davvero si parla di demoni, e dice guarda, le orecchie a punta. Intanto io guardavo Mr. Popo che aveva le orecchie a punta, pure lui, i Kaioshin che hanno tutti le orecchie a punta, quindi sono tutti demoni praticamente in Dragon Ball 100%, e quindi c'è la retcon della retcon, se vogliamo, da parte di Toriyama, perché non dimentichiamoci che appunto è stato l'ultimo progetto ufficiale a cui ha lavorato Toriyama prima della sua scomparsa, quindi Dragon Ball Daima è un prodotto canonico ufficiale. Un'altra cosa che mi ha mandato un po' nei matti è stato Kibito Shin. Anche qui, ripeto, non sono un grandissimo esperto, perché ormai ci hanno dato talmente tante informazioni, ci hanno bombardato con tantissime informazioni. Faccio un esempio: in Dragon Ball GT, che non è canonico, Kibito Shin è fondamentale, perché riesce a teletrasportare Goku per salvarlo, lo porta in quell'universo di non mi ricordo neanche più chi, quel procione verde, ed è quella cosa lì che poi permette a Goku di diventare Super Saiyan di quarto livello. Quindi Kibito Shin serve perché c'è il teletrasporto, d'accordo? È fondamentale perché c'è il teletrasporto, che impara questa tecnica proprio perché c'è la fusione Potara. In Dragon Ball Super, vado a memoria, però Kibito Shin spiega che la fusione è stata annullata grazie al desiderio delle sfere del drago. I Kaioshin hanno radunato le sfere del drago e hanno chiesto al drago di separarsi, ok? E Dragon Ball Super è canonico. Invece oggi abbiamo la spiegazione da parte di Kibit e dice: vi ricordate quando voi avete usato i Potara, vi siete messi Potara e siete entrati in Majin Buu? Probabilmente nel corpo di Majin Buu c'è un gas misterioso che pam, ci fa sdoppiare, ci fa separare, va a annullare la fusione. Probabilmente è così. Quindi è stato il drago, è stato Majin Buu. Cos'è stato? Aggiungo che quando poi
Goku e Vegeta nella saga di Black Goku di Trunks del futuro fanno nuovamente la fusione, i Kaioshin ci spiegano che in realtà la fusione Potara è fissa, impossibile da dividere, eterna, soltanto in caso di fusione tra Kaioshin. Quindi non avrebbe senso tirare in ballo Majin Buu per la separazione di Goku e Vegeta, perché comunque quella fusione dovrebbe essere una fusione a tempo normale per esseri diversi dai Kaioshin e infinita per i Kaioshin. Ma quindi è stato Majin Buu o è stato il drago col desiderio? Non lo so. Questa è una cosa che non ho capito. Per il resto è stato molto interessante, secondo me, il background, il flashback di quella che è stata la saga di Majin Buu. Non mi è piaciuto particolarmente quando abbiamo visto invece i nostri personaggi principali, i nostri amici, quelli che ci hanno accompagnato per tanti anni, perché mi è sembrato l'ennesimo tentativo di riproporci la festa dove ci sono tutti, si trovano, festeggiano, ballano, cantano, mangiano. Cioè, questo è esattamente il momento in cui si risveglia Lord Beerus, arriva sulla Terra Goku insieme a Videl che ha panne la pancia, Trunks, Goten, Gohan e Vegeta fanno il rito e creano il Super Saiyan God. È letteralmente la stessa scena. Quindi questo non mi è piaciuto, perché è stato veramente un riproporre questa roba qui. Mi è piaciuta la valorizzazione dei Namecciani, tant'è che questo vecchio Namecciano ha questi poteri in grado di radunare le sfere del drago anche se sono sassi e pulirle, purificarle. Questa cosa è meravigliosa. Non ho capito perché Dende, sinceramente, a un certo punto si sia scagliato contro questi per evitare il desiderio. Dende non sapeva che avrebbe domandato di ringiovanire i suoi amici. Sembra quasi che ormai le sfere del drago siano ad uso esclusivo di Goku e compagni. Non c'è nessun altro. Anche perché, come si sono presentati questi? Arrivano lì, dicono: tu sei il custode, abbiamo un Namecciano anche noi, vogliamo le sfere del drago, vogliamo esaudire un desiderio. Cioè, magari questi erano buoni, volevano esaudire la pace nel mondo, non lo so. Ed Ende invece si è preso male, ha detto: no, morirei piuttosto che darti la formula per evocare il drago Sharon. Ancora più strano invece è stato Mr. Popo vedere che non reagisce. Che per quanto sappiamo noi, invece, dal primo Dragon Ball, Mr. Popo non è che sia un fenomeno, però è un combattente di buon livello. E l'unica cosa che fa dopo che picchiano il Supremo, che l'unica cosa per cui lui vive nel mondo, è domandare se vogliono del succo. Cioè, diventa un grandissimo ed educatissimo padrone di casa e chiede agli ospiti se gradiscono qualcosa. Non lo so, è stato un po' particolare. Per il resto molto godibile, c'è questa super fanservice di Goku e Vegeta che lottano dopo aver mangiato proprio gli stereotipi di Dragon Ball. I Saiyan hanno fame, i Saiyan si allenano, Goku e Vegeta si picchiano, tutti gli stereotipi possibili e immaginabili. Molto belle però lo scambio di onda energetica e cannone Garlic, perché proprio i colori sono stati veramente, secondo me, meravigliosi, colori bellissimi da questo punto di vista, dal punto di vista dell'animazione. Mi è piaciuto anche molto il drago che puntiglioso domanda: ok, ma quelli che invece sono già bambini che cosa facciamo? Li rendiamo come? Li lasciamo così? No, neonati, quindi andiamo a togliere di mezzo Goten e Trunks. Poi, da quel trailer che avevo visto di Dragon Ball Daima, so che Goku viaggerà con Kaioshin, ci saranno dei personaggi anche un po' particolari. Questa roba di avere i personaggi cibi non mi esalta tantissimo. Ma il motivo per cui sicuramente guarderò Dragon Ball Daima, oltre al fatto che è Dragon Ball ed è una serie canonica di Dragon Ball e quindi sono interessato a guardarlo, è che sono curioso di capire, sapere e vedere la motivazione per cui Goku tornerà a combattere con il bastone. Ecco, questa è veramente la cosa principale, anche perché abbiamo visto che Goku comunque Super Saiyan lo diventerà, che questa saga è un intermezzo tra la sconfitta di Majin Buu, che tra l'altro è roba fresca da come parlano anche i personaggi, veramente una roba che è appena accaduta, intermezzo tra quello e la battaglia degli dei quando si risveglia quindi Lord Beerus. Quindi sono curioso di capire un pochettino di queste cose qui, anche se, ripeto, in generale come ci è stata presentata questa nuova serie non va a ricalcare esattamente la tipologia di manga di Dragon Ball o comunque di serie di Dragon Ball, di storia di Dragon Ball che in questo momento andrei a seguire. Faccio un esempio: a me
per dire, è piaciuto molto invece il manga che è andato avanti anche dopo l'interruzione di Dragon Ball Super nel 2018 dal punto di vista dell'anime. Io sto continuando a leggere il manga, sono in pari, quando Toyotaro deciderà che si può andare avanti, beh, sono molto curioso di capire come riusciranno a risolvere quell'ultima piccola pezzettino di storia che hanno inserito, quel nemico di sempre che torna ogni tanto, che mi sembra un attimino forte, forse sono andati un po' troppo oltre. Sono curioso, le nuove trasformazioni, anche quella di Vegeta, per dire, quella di Goku, mi piacciono molto, perché quella roba lì mi sa più da Dragon Ball Z, questa invece mi sa più da Dragon Ball normale, se vogliamo, forse anche un modo di rendere canonico per tanti piccoli versi un pezzo di storia di Dragon Ball GT. Poi io sono convinto che dentro Dragon Ball Daima avremo delle grandi novità, non credo delle grandi trasformazioni, perché poi devi giustificare il fatto che Goku contro Lord Beerus e tutto Super non usa più quelle trasformazioni, a meno che non usi una scappatoia, una che sarebbe molto intelligente, probabilmente geniale e credo anche necessaria all'interno di un prodotto come Dragon Ball Daima, che deve per forza di cose avere un po' di tamarrata alla Dragon Ball per attirare pubblico, e cioè che questa trasformazione, che non so nemmeno se ci sarà, sto ipotizzando io, ma che Goku possa sbloccare una nuova trasformazione che funziona solo ed esclusivamente quando è in forma di bambino. Questa è una cosa che immagino, un nuovo Super Saiyan che funziona solo se sei bambino, una roba del genere. Poi forse potrebbe essere un problema per Goten e Trunks perché sono bambini, boh, non lo so. Comunque questa è un po' l'idea che mi sono fatto, ma sono curioso di sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, anche perché sta uscendo praticamente il secondo episodio dove vedremo finalmente i nostri eroi tornare bambini e ci rimarranno forse anche un po' male. Bello anche il modo in cui tutti si stavano deformando, stavano comprendendo l'episodio che si conclude lì, il palazzo del Supremo, bellissimo quando ce lo fanno vedere da lontano. Tante piccole cose molto molto interessanti, devo dire la verità. Poi vediamo dove va a parare la trama, perché mi sembra una trama molto 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 in bilico, complicata da portare avanti correttamente. Ma sono qua, voglio vedere come finisce.